Ciao, ben trovato sul mio canale e ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è I due potenti segnali di borderline. Allora, apro una parentesi, come al solito, se mi vuoi scrivere per chiedermi un parere o un consiglio in merito alla tua relazione, puoi farlo. Qua sotto nelle note c'è un indirizzo mail, manda la mail e io appena potrò ti risponderò molto volentieri. Seconda cosa, se hai qualche video da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi il video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi, i due potenti segnali borderline. Il disturbo borderline di personalità è un disturbo complesso, è un disturbo dove la persona ha diversi segnali, la persona affetta da questo disturbo ha diversi segnali come guida spericolata, abbuffate, abuso di sostanze stupefacenti o farmaci, scatti di ira incontrollabili, relazioni promiscue, momenti di forte depressione, insomma, è un quadro clinico piuttosto importante. Io parlo di questa cosa perché ho avuto a che fare con persone aventi questo disturbo, ho avuto tre relazioni nel mio passato e ahimè conosco bene il fenomeno. Premetto che una persona affetta da tale disturbo è una persona che se tu la ami, se sei la partner o il partner e riscontri questi due segnali che ti sto dicendo, ti esorto a parlargliene a questa persona al borderline e dirgli e consigliargli di iniziare un percorso con uno psicologo professionista. Perché non è giusto lasciarlo di punto in bianco, il borderline, ma ovviamente è giusto anche tentare di arrivare, tra virgolette, a miti consigli, cioè a consigliare la persona di farsi appunto, di iniziare un percorso virtuoso con uno psicologo, quindi non abbandonarlo, perché è troppo semplice abbandonare. Però dall'altro lato ti devi salvare la vita. Che senso? Senso che se questa persona, il tuo partner, avente il disturbo, non si vuole andare a far curare da uno psicologo, è giusto che tu esca dalla relazione perché ne vale della tua serenità. Detto questo, quali sono i due segnali che tu appena li individui sai che al 90% è una persona affetta da disturbo borderline di personalità? Primo, scatti d'ira incontrollabili. Magari ti faccio un esempio che mi è capitato. Si guida al volante questa persona, una persona davanti a lui rallenta e il tuo partner, ad esempio, inizia a inveire, a incazzarsi come una pantera in maniera esagerata, creando un caso dove non c'è un caso specifico. Quindi hanno degli scatti di ira rabbiosi e li collego al fatto che possono avere uno scatto di ira contro di te, se sei la partner, cercando di distruggere il rapporto, per poi magari tornare e dire guarda scusa mi dispiace. Questo è un segnale fortissimo, quindi gli scatti di rabbia associati alla volontà di distruggere il legame in maniera del tutto casuale, cioè senza una ragione specifica. Primo segnale. Secondo segnale, dei momenti di forte depressione. Le persone affette da tale disturbo hanno momenti in cui non hanno proprio forze. Si sentano sole, si sentano depresse, senza forze, non vorrebbero fare altro che stare a letto. Quindi, se lo scatto di rabbia lo metti in connubio, cioè in associata al fatto che hanno dei momenti di forte depressione, sappi che sono due fortissimi segnali del disturbo borderline di personalità, anche solo di personalità. Quindi, anche solo questi due segnali ti possono iniziare a far, tra virgolette, ad avere un campanello d'allarme, quindi esortare il tuo partner a andare da uno psicologo professionista. Tutto qua. Quindi non sei tu che lo devi curare, ma sei tu, avendo capito attraverso questi due segnali che ha questo disturbo di personalità, lo devi accompagnare da un professionista, quindi non far tutto da solo. Tu devi essere semplicemente un angelo guida di queste delle persone affette a disturbo borderline, tutto qua, insomma. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda, ripeti il motto, l'empatia diverrà la tua magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero molto preziose, quindi se questo dono, tienilo stretto. Bene, saluto da Stefano e ciao.